pochissime cose per quello che riguarda la nostra associazione, che è appunto la Generazione Berlinguer. Cercherò di essere brevissimo, nel senso che Generazione Berlinguer è un'associazione culturale, pensate, costituita da un gruppo di cittadini che hanno sentito l'esigenza di avere uno strumento per affrontare e approfondire collettivamente le importantissime questioni europee, nazionali e locali. Il momento in cui l'Europa e l'Italia sono attraversate da una forte recessione economica che si sta sviluppando e impoverendo i popoli e in particolar modo i giovani, crediamo sia necessario chiederci se è questa l'Europa e l'Italia che vogliamo. Noi iniziamo oggi un ciclo di 3 incontri dedicati appunto all'economia. Il primo è questo di questa sera, appunto, che è chiamato Teorie economiche a confronto sul ciclo. Quello di questa sera è la Modern Money Theory, che io onestamente non so assolutamente spiegare perché non conosco, ma che per questo abbiamo qui il dottor Santolamassa, che appunto adesso entrerà nell'argomento e ci spiegherà bene tutto quanto. Gli altri due sono con date e luoghi ancora da definire. Il secondo sarà con un economista di impostazione liberista e il terzo, che sarà la conclusione di questo ciclo di incontri, lo faremo con il responsabile economico del PD, che è Stefano Fassina. Stiamo anche preparando un altro 4° incontro, che è sulla decrescita felice, però questo sicuramente sarà fatto un po' più avanti, nel gennaio e febbraio. Per quello che riguarda gli incontri che già sono in calendario, adesso darò questa comunicazione, il 29 novembre alle ore 18 nell'aula consigliare di Palazzo Sarelli ci sarà un incontro con Don Giovanni Franzoni sulla eredità del Consiglio Vaticano II. E il 3 dicembre alle ore 18, anche questo in un luogo ancora da definire, convocheremo un'assemblea pubblica con tutti i partiti politici di Albano, ai quali rivolgeremo qualche domanda per stabilire un nuovo colloquio e, se possibile, una nuova fiducia. Io finisco qui e do immediatamente la parola al dottor Santolamassa per entrare nel tema della comunicazione. Grazie. Buonasera, scusate tutti, mi scuso ancora per problemi di traffico. Allora, l'incontro di oggi, appunto, si chiama l'alternativa all'austerità, cioè ecco che quella situazione che oggi ci stanno facendo patire, che ci vengono a dire che c'è la crisi economica, che bisogna tirare le cinque, bisogna essere come una buona. Ora, intanto per cercare di prendere in considerazione un'alternativa a qualcosa, perché vogliamo contestualizzare quel qualcosa, e quindi cerchiamo di prendere in considerazione che cosa si intende per austerità. Abbiamo preparato, io e il buon Valenza Fisica, che collaboratore con qualche collega, qualche slide che possa presentare quelle che sono le problematiche che potremmo oggi spiegare. Ecco, appunto, austerità che è presentata con questo disegno, con una forbice grande, appunto sono tagli, tagliare, non so, sanità, scuola, trasporto pubblico. Oggi sentiamo tutti i giorni dei giornali problematiche relative al fatto che bisogna rientrare nei conti e tutto ciò comporta poi conseguenze che andremo a vedere a breve. Ora, perché però, diciamo, ci dicono di prendere in considerazione, di fare questi sacrifici appunto per poter cercare di entrare in una determinata ottica di equilibrio e avere tutti i conti in ordine? Intanto per evitare il debito pubblico, che ci definiscono come un peso insostenibile. Mi auguro che a fine di questa, per me piacevole comunque serata, voi capite che il debito pubblico non è in realtà un problema, ma che è poi fermamente la nostra ricchezza, diceva già Marx a suo tempo. Ci dicono poi che dobbiamo fare tutti questi sacrifici per evitare che le future generazioni paghino il peso del nostro vivere al di sopra delle nostre possibilità, altra grande menzogna peraltro molto ben descritta nel libro di Warren Mosler, che è disponibile in acquisto tradotto in italiano, le 7 menzogne truffe mortali della politica economica. Per avere i conti in ordine, appunto, la cultura della stabilità, che è chiamata da Ciampi e che poi è sottolineata da molti. Per tornare a crescere, perché ce lo chiede l'Europa, questo ente sovranazionale quasi sacro oramai oggi non
c'è un partito politico che praticamente non ci descriva l'Europa come la nostra salvezza, come la possibilità di tornare ad essere un paese che cresce, un paese sano. Purtroppo non è così, ma non riusciamo a farlo capire. E per la spending review, ovvero una riconsiderazione di quella che è la spesa pubblica in funzione della volontà ferrea di eliminare gli sprechi, che sono sì moralmente del tutto ingiusti, ma che comunque costituiscono un elemento di spesa che alla fine, e spero che questo alla fine sarà chiaro, consente comunque l'economia di girare. Ma vediamo un po', è davvero necessario fare tutto per riuscire indietro? Allora, questa è una slide che è abbastanza rappresentativa, c'è molto anche su web, importante la conoscere sicuramente, ci mostra quello che è stato l'andamento del governo Monti in un anno e come i vari indicatori macroeconomici si sono spostati purtroppo in peggio. Perché? Perché andiamo a vedere per esempio il tasso di disoccupazione. Come vedete nel 2011 era il 30%, nel 2012 è aumentato. Il fatto che la disoccupazione aumenti è un indice estremamente grave, perché la disoccupazione ci indica quanto del nostro materiale noi impieghiamo all'interno e quindi quanto riusciamo a saturarla affinché poi i redditi che derivano dalla nostra produzione, quindi dalla nostra economia, possano essere condivisi e possano generare poi consumi e quindi benessere per tutti. Un altro elemento abbastanza particolare è il fatto che sono stati pagati meno mutui per la prima casa. Perché? Perché le banche non trovano più le possibilità per poter erogare prestiti che poi possano essere restituiti. Molte imprese hanno investito nel credito chiusi. Perché? Perché non c'è la possibilità di far sì che ciò che loro producano generi appunto un profitto con il quale loro possono poi restituire i soldi alle banche. Altro dato è il fatto che la produzione industriale sia crollata da meno 0,5 a meno 5,7%, il debito pubblico è aumentato, guardate, con l'austerità siamo passati da 1,916,401 a 1,975,731, cioè praticamente è aumentato, quindi l'austerità non ci ha portato i miglioramenti che ci hanno conseguito. Alla fine siamo dovuti ricadere nell'incremento del debito pubblico e sono diminuiti anche i consumi delle famiglie, vedete, da meno 1,59 a meno 3,69. Andiamo ad analizzare meglio il concetto di disoccupazione. Vedete? Qui questo è un grafico del Sole 24 Ore, ci descrive la disoccupazione italiana con una disoccupazione al 10,9%. Oggi è addirittura aumentata, che è abbastanza in linea poi con quella che è europea. Non è un caso che per la degli Stati Uniti sia più bassa, c'è una differenza fra l'area statunitense e quella europea, che poi si spiega in un momento. E qui andiamo praticamente al paradosso. Disoccupazione, dramma tra i giovani, al sud non danno subito un lavoro e questo è sintomatico di un concetto di crisi che nessuno vuole poi fondamentalmente sanare, perché continuando con l'austerità e con i tagli queste situazioni si aggravano. Però poi sotto c'è un trafiletto che abbiamo sottolineato dove Monti dice che la crisi è sovranità è solida e questo insomma, mi sembra abbastanza strano, non riesco a vedere questa diciamo, disinformazione poi alla fine che tende a mantenere un velo di omertà su quello che poi ci succede, non riesce neanche ad essere più seria, né con un titolo e mettono l'esatto contrario nella stessa parte. Addirittura la crisi arriva anche nel volontariato, vedete, cooperative non profit e centri di servizi che sono costretti a dare mobilità. Ma tutto ciò è necessario, esiste un qualche alternativo? Beh, si sono qui per presentarvi appunto la moderna di Fiori e quindi per darvi la possibilità di capire e di prendere in considerazione che un approccio possibile c'è. E ve lo faccio presentare direttamente dalla professoressa Kenton, che è un economista dell'Università del Sud di Kansas City, che fa un'affermazione, l'ha fatta durante il summit, il primo summit, dove diceva che l'MMT richiede di prendere un interlocutore e di vedere le cose in maniera differente. Tutto ciò che viene preso in considerazione come analisi in economia, per poi passare alla politica economica, cioè all'attuazione di ciò che viene preso in considerazione durante le analisi, viene studiato in una maniera che purtroppo non corrisponde poi a ciò che noi riusciamo a vedere nel momento in cui osserviamo l'economia con le variabili che poi vanno a cambiare, cioè loro fanno un determinato tipo di cambiamento, muovono una determinata variabile, le conseguenze su quella variabile non sono quelle che hanno previsto, il Fondo Monetario continua a sbagliare le previsioni sulle previsioni, per esempio abbiamo chiesto in questa occasione di chiedere alla professoressa Kenton di farci un'analisi su quella che è la realtà che era. Ah, grazie. Sì, ok, ok, quindi
appunto, come dicevo, abbiamo chiesto alla dottoressa Stefani Kerkon di contestualizzarci un po' la situazione in funzione dell'offerta che già era presente a febbraio di quest'anno, e abbiamo chiesto l'esempio più eclatante che era in quel periodo, ovvero la Grecia, che tuttora rimane un caso abbastanza particolare, non è appunto notizia nuova che ultimamente ci siano dei disordini addirittura fuori al Parlamento europeo. Ora, alla dottoressa noi facciamo questa diretta domanda: come giudica le politiche promosse dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi, quindi appunto l'austerità che abbiamo appena descritto? È follia. Risposta secca della dottoressa. Sappiamo che quando si cerca di rilanciare un'economia, l'ultima cosa che si può fare è quella di soffocarla licenziando, tagliando gli stipendi e le pensioni, che è quello che poi stanno facendo a noi oggi. In questo modo è impossibile rilanciare domanda e consumo. Non solo, quando si adottano politiche di austerità finanziaria, con riduzione dei redditi e aumento dell'imposizione fiscale, e non è notizia nuova, se non ero stamattina o ieri, alla fine passerà un ulteriore incremento di IVA. Quindi, come vedete, stanno anche incrementando le tasse. Il deficit, non solo quando si adottano politiche di austerità finanziaria, con riduzione dei redditi e aumento dell'imposizione fiscale, il deficit tende ad aumentare, contrariamente a quanto si pensa. Con queste politiche la Grecia, ad esempio, fallirà certamente. Questo lo disse a febbraio la professoressa. Oggi, questa è l'immagine di oggi, questa è una movimentazione popolare, una vera e propria manifestazione seria di quello che sta succedendo oggi in Grecia fuori al Parlamento greco. E c'è una frase che è abbastanza particolare, che è di un'altra donna, Christine Lagarde, la presidentessa del Fondo Monetario Internazionale, una delle istituzioni internazionali più grandi che esistono nel mondo, che neanche un mese fa ha avuto l'ardire di fare questa dichiarazione. È troppo presto per dire che i programmi di salvataggio per la Grecia hanno fallito. Questo è come questa gente che poi costituisce ad oggi quello che noi definiamo il mainstream, cioè le teorie economiche prevalenti ad oggi, quelle che ad oggi i governi studiano, fanno fare e poi applicano alle spalle della povera gente. Dicono che è troppo presto per dire che ha fallito, la gente è in piazza e ha fame. La Modern Money Theory, quindi entriamo un po' nell'argomento della teoria economica che veniamo a presentare, nasce nell'Università del Missouri di Kansas City. Racchiude gli studi di economisti del calibro di Marx, Lerner, Minsky, Rodley, Robinson, Goodhart, eccetera. Tutti economisti che hanno fatto studi più che seri sul tipo di andamento economico. Studia approfonditamente però in particolare la natura della moneta e il funzionamento dei sistemi monetari moderni al fine di permettere il raggiungimento della piena occupazione. I principali economisti della Modern Money Theory sono Warren Mosler, che abbiamo avuto appunto all'ultimo summit dove è stato anche Fabio, Randall Bray, William Mitchell, detto Bill Mitchell, e Stefani Kerkon, che appunto vi ho appena presentato. Ora, dobbiamo cercare di capire però perché noi cerchiamo di puntare la nostra attenzione sul tema dell'economia. Perché l'economia, come dice anche lo stesso Paolo Barnard, è il perno alle vite di tutti noi. Senza economia, quindi... continuata
di logiche matematiche, di calcoli astrusi, che poi alla fine ci portano lontano dalla realtà, non risolvono i nostri problemi e permettono ai tecnocrati che ci sono oggi di praticamente bruciarci l'impossibilità di vita. Dato che appunto l'economia è una scienza sociale, andiamo ad analizzarla in funzione dell'uomo, che appunto è colui che l'esercita e colui che poi alla fine viene studiato dall'economia stessa. L'uomo non è altro che un sistema, un insieme di sistemi, il sistema di respirazione, il sistema vascolare, il sistema linfatico, il sistema nervoso. Ogni sistema agisce, interagisce con un altro sistema, con la funzione di nutrirlo, per esempio. L'essere umano nasce, cresce e muore, no? Allo stesso modo, nel momento in cui va a crescere, quindi si trova in vita, interagisce con il contesto esterno e fa sì che possa trarre ogni tipo di sostanza che possa poi nutrirlo, con la funzione appunto di poter esercitare la propria vita. In questo modo vengono studiati i sistemi economici e i sistemi monetari. È la stessa identica cosa. E adesso passiamo alla slide successiva. In economia, nel sistema economico vigente di oggi, che è diciamo a base capitalistica, ma comunque dovrebbe usufruire di un concetto che è definibile come finanza funzionale, abbiamo un sistema finanziario, che è appunto quel sistema dal quale noi traiamo gli elementi che ci permettono di poter mettere in moto un insieme di attività nel nostro sistema reale, che si basano appunto sulla produzione di qualcosa, il consumo della stessa e la distribuzione di tutto ciò che poi può essere reddito. Dal sistema reale poi, come possiamo vedere, esce parte di ciò che entra nel sistema finanziario, come con le tasse, ve lo spiegherò a breve, va bene? Quindi, andando a prendere in considerazione ciò che esce parte dal sistema finanziario, dobbiamo necessariamente analizzare la moneta, perché è quella realtà che noi facciamo partire dal sistema finanziario, la mandiamo nel sistema reale, si mettono in moto attività di produzione e appunto otteniamo quello che tutti quanti chiamano PIL, okay? E quindi la produzione. Che cos'è la moneta quindi? È un intermediario degli scambi fra operatori economici, cioè io voglio comprare la bottiglietta d'acqua, prendo un euro, vado al bar e compro la bottiglietta d'acqua. Serve semplicemente per l'intermediario degli scambi. È una moneta di misura, come il chilo, come il litro, come il metro. Senza valore intrinseco, che cosa significa? Significa che di per sé la moneta che noi abbiamo, i 10, 20 o 50 euro che abbiamo nel portafoglio, non hanno valore. Rappresentano semplicemente un foglio di carta su cui la BCE stampa una cifra e a noi ci dice che è un quantitativo di unità di misura. 50 euro sono un multiplo di un euro e quindi sono un multiplo di un'unità di misura. Di per sé non valgono nulla. Valgono perché ci permettono appunto di comprare la bottiglietta andando là. Sono una promessa di pagamento in relazione ad un obbligo assunto da colui che le emette, che genericamente è il monopolista. L'euro è un caso un po' più particolare, lo analizzeremo a brevissimo, ma genericamente, ad esempio negli Stati Uniti, una banconota da un dollaro non è altro che una promessa che il governo americano, che la stampa, fa a colui che la detiene, di poter pagare in qualsiasi momento quello Stato o per i beni che ha prodotto tramite il suo PIL, oppure per poterci pagare semplicemente le tasse. Ed è un bene finanziario. Che cosa significa? Che non è un bene reale, non è costituita da nulla che non sia il materiale che la compone. Prendiamo in considerazione che circa il 90% della moneta ad oggi circolante è presente semplicemente come numero, come cifra, sui computer delle varie banche che comunque detengono, delle varie banche centrali, il 90%. Quindi fondamentalmente neanche il valore di quella piccola banconota che noi andiamo a prendere in considerazione. Andiamo ora un po' più nello specifico e cerchiamo di descrivere il concetto di moneta sovrana, detta anche fiat money. Una moneta sovrana è una moneta di proprietà dello Stato che la emette, quindi prendiamo ad esempio il dollaro, va bene? È di proprietà degli Stati Uniti d'America che la emettono. Viene emessa ad un tasso di cambio fluttuante, cioè non c'è qualcosa che la vincoli. Il dollaro oggi si scambia ad 1,22 sull'euro, domani si può scambiare 1,3. Ecco che cosa significa fluttuante. Non è convertibile, cioè in oro o altre valute. Noi non possiamo ad oggi, circa la 1971, convertire in alcunché ogni biglietto di carta che rappresenta moneta nei nostri portafogli. È solo moneta. In tutti gli altri casi, la moneta si dice non sovrana. Quindi, se non è di proprietà dello Stato, come l'euro, se ha un tasso di cambio fisso, come successe in Argentina ai tempi del pre-default, quando alla fine del 1990, fissato con una currency board, si definisce, cioè un cambio fisso con il dollaro, per cercare di placare un fenomeno iperinflattivo, di un'inflazione altissima, che si verificava in quel periodo di quella nazione. Quando si fissa, non è più sovrana la moneta, perché ogni volta che si spende quel pesos, ogni volta che il governo argentino spendeva il pesos,
doveva avere un quantitativo di dollari che compensa tutti i pesos. Perché? Perché aveva promesso che per ogni pesos avrebbe avuto un dollaro. L'eurozona. Allora, l'euro non è appunto di proprietà di nessuno dei 17 paesi dell'eurozona, è della BCE. I paesi dell'euro sono utilizzatori. Ora, il concetto di utilizzatore è abbastanza semplice, può sembrare un po' complesso, ma è abbastanza semplice. L'utilizzatore di moneta sono io, è Valerio. Chiunque di noi qui è utilizzatore di moneta, perché non la crea come la crea lo fa l'euro. Noi la otteniamo tramite reddito, facendo il nostro lavoro, con la pensione, con il qualsiasi altro modo noi si ottenga reddito, sperando nella vita, e quindi per questo diventiamo utilizzatori. Con l'euro anche gli stati sono utilizzatori, purtroppo. Con l'euro lo Stato perde la possibilità di poter utilizzare la sua unità di misura per far sì che il proprio sistema reale, e quindi le persone che compongono il proprio paese, possano mettere in moto attività produttive e quindi poter dare lavoro affinché si possa raggiungere la piena occupazione, ovvero laddove tutti, coloro che vogliono lavorare e possono lavorare, hanno la possibilità di avere un lavoro. I paesi della regola devono chiedere in prestito ogni singolo euro per carichi di capitale di lavoro. Questo è bellissimo. La BCE, quando emette gli euro, accredita dei conti correnti delle banche commerciali e quindi private, che sono all'interno del circuito euro, e da lì poi vengono messi all'asta e in funzione del paese che chiede quell'euro si viene a determinare un certo tasso di interesse. Si sente parlare molto spesso del termine spread, no? Che cos'è lo spread fondamentalmente? Lo spread è la distanza a livello di tasso di interesse per avere euro che subisce ogni paese dal migliore, che in questo caso è la Germania. Fondamentalmente anche lo stesso professor Bagnai definisce l'area euro, l'area del marco allargata. Perché fondamentalmente l'unico paese che ha preso in considerazione vantaggi concreti per la propria economia dall'introduzione dell'euro è stata la stessa Germania. Perché l'euro, mantenendosi abbastanza stabile, ha evitato che i prezzi salissero troppo alle stelle e la Germania avesse determinati limiti problematiche. Adottando l'euro, i paesi dell'eurozona sono entrati in un regime di cambi fissi. Noi abbiamo cambiato la nostra moneta, la lira, entrando nell'euro a 1937-1926. Quello è il cambio. La piramide dell'euro, questa è come appunto vi stavo descrivendo, che viene messo l'euro, cioè la BCE accredita i conti delle banche quando crea l'euro, e lo crea da nulla la BCE non spende nulla per creare l'euro. Domani mattina digita sul proprio computer l'impiegato di turno e crea 10 miliardi di euro così, e poi li manda accreditando delle banche centrali. Non costa nulla la BCE l'euro, le banche che poi lo prestano agli stati, in base al tasso di interesse che appunto sconta molte variabili. Lo Stato poi tende ad effettuare una spesa che però deve essere necessariamente parametrata a dei vincoli che derivano da trattati europei che noi purtroppo, erroneamente, abbiamo firmato. Le tasse che danno la moneta. Allora, come vi stavo dicendo precedentemente, quando vi dicevo che la moneta è un io ti devo, quindi un'obbligazione che l'emittente fa, si obbliga a rispettare nei confronti del detentore della banconota, è dovuta tutta alle tasse, questo è un principio che viene definito in economia principio cartalista. Cioè, nel momento in cui uno Stato prende in considerazione un qualsiasi foglio di carta, potrebbe anche essere questo, no? Ok? Questo foglio di carta in questo momento non vale nulla. Non vale nulla perché nessuno di voi sarebbe disposto a lavorare per me con un pagamento di questo foglio di carta. Questo è un esempio che fa Warren Mozart, dovrebbe dire questo tipo. Allora, nessuno sarebbe disposto a farlo, ma se io vi dicessi che alla porta d'uscita ci sono tre bodyguard enormi con mitra in mano, che se non gli date quei fogli non li uscire da qui, probabilmente qualcuno di voi cercherebbe questi fogli e quindi sarebbe disposto a lavorare da me. Ecco quando la moneta assume valore, quando lo Stato, che ne è proprietario e monopolista emittente, fissa una tassa. Nel momento in cui fissa la tassa in quel foglio di carta, che può essere la lira, può essere il dollaro canadese, la sterlina, tutto quello che volete, lo stesso euro è nato così. L'euro è partito perché lo Stato ha iniziato a tassare in euro. Ha tassato in euro, noi abbiamo cercato gli euro per assolvere i nostri obblighi verso le tasse e hanno iniziato a pagarci in euro. È così che parte la moneta. Vedete, lo Stato spende e tassa nella moneta fiat, facciamo l'esempio di una moneta che possa essere sovrana, il dollaro, si stabilisce una tassa in dollari, le persone hanno bisogno di quella moneta per pagare la tassa in dollari emessa dal governo degli Stati Uniti. La moneta assume valore. Nel momento in cui la moneta assume valore, le persone offriranno prodotti o servizi, servizi che sono anche come se stesse, no? Noi ci offriamo come lavoro e le imprese lo domandano. Sbagliamo questo mito. Le imprese domandano lavoro,
il lavoro che lo offrono non va mai si pensa al contrario, invece funziona così. A quel punto la moneta è definitivamente nel circuito economico. Ora, questa analisi che vi ho voluto presentare non è estremamente difficile, riprende l'esempio fatto precedentemente con il sistema finanziario e il sistema reale. È viene definita l'analisi dei bilanci settoriali, è stata teorizzata da Wayne Godley, e serve a far capire a coloro che appunto se la trovano in finanzi, come il settore governativo, cioè la banca centrale del tesoro, quindi lo Stato, possa generare ricchezza all'interno del settore privato, che è costituito da famiglie, aziende e anche le banche, quindi tutto ciò che non appartiene al settore governativo. Il settore governativo spende, quindi spende in moneta, noi in euro purtroppo, in altri stati in moneta sovrana, e drena queste risorse qualora siano in eccesso, o comunque le drena affinché non ci sia poi una spinta inflattiva, tramite le tasse. Ok? Facciamo il primo esempio. Il primo esempio è quello del deficit di bilancio. Che cosa dobbiamo prendere in considerazione noi? Che se il settore governativo spende, e spende 100, più di quanto tassa, perché tassa 80, loro sono in deficit di 20, ma noi, e noi inteso tutti, perché siamo tutti privati qui, no? C'è l'imprenditore, c'è l'azienda, c'è la banca, tutti, hanno 20 in più. Ora, capisco perfettamente che non si è in grado con questa analisi di prendere in considerazione chi tra famiglie, aziende e banche poi va a prendere la fetta maggiore di questi 20. Ma tutto ciò poi è un compito che è successivo e attiene alla redistribuzione dei redditi e quindi a una maggiore equità degli stessi. Ma se noi ci priviamo fin dall'inizio di poter avere la possibilità di, come si dice, saturare il nostro settore privato, cioè farlo arrivare al pieno impiego, da dove tutti possono lavorare, allora la corsa a ciò che ci rimane è ancora più affannosa. Quello che ci sta succedendo oggi è proprio lo svilimento anche dell'essere umano, cioè noi veniamo privati continuamente della possibilità di poter esercitare e vivere una vita come noi decidiamo di fare o comunque anche minimamente dignitosa. In tutto questo perché? Perché ci sono risorse scarse. Più scarseggiano le risorse, più la corsa e l'attivismo ad stessi aumenta. Non è dato di poco fa, negli ultimi 10 anni la corruzione è aumentata. Perché? Perché più meno risorse ci sono, più c'è attivismo verso quelle che appunto sono rimaste. In questo caso appunto il governo spende e il settore non governativo guadagna. Questo è il caso di pareggio di bilancio che noi abbiamo scioccamente di poco. In maniera indefinibile, però. Inserita addirittura all'interno della nostra Costituzione, la Costituzione della Resistenza, quella invidiata praticamente da ogni paese occidentale, presa ad esempio da chiunque, abbiamo inserito quello che poi spero capirete sia un crimine, come quello del pareggio di bilancio. Perché? Perché se lo Stato spende 100 e tassa 100, noi dalla situazione in cui siamo non ci muoviamo. Ma nel settore privato i pesci più grandi, definiamoli così, continueranno ad avere la possibilità di poter avere un controllo maggiore sulle risorse finanziarie presenti nel settore. E quelli piccoli dovranno necessariamente correre al seguito, come si dice. Ok? Non si risolve il problema sociale in questo modo, anzi si aggrava. Addirittura peggio, e qua beh, siamo all'assurdo, il surplus di bilancio che comunque è augurato sempre dalla nostra carissima Europa, che ci dice che noi dobbiamo essere precisi, il surplus a noi ci danneggia in maniera ancora più grave. Ora, se tutti lo sanno, il Fiscal Compact, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013, prevede che noi abbiamo promesso all'Europa che nei prossimi 20 anni avremmo ridotto il debito pubblico del 50% circa e quindi dobbiamo restituire nei prossimi 20 anni 1.000 miliardi di euro a coloro che appunto dicono che ce li hanno restati, ma non ce li hanno fondamentalmente restati, è un discorso un po' più tecnico comunque. Questo significa che noi nei prossimi 20 anni dobbiamo cercare di trovare risorse per almeno 50 miliardi di euro, 50 miliardi di euro l'anno, più generare un pareggio. Noi lo scorso anno abbiamo chiuso con un passivo di 11,8 miliardi, quindi noi abbiamo 11,8 miliardi di passivo da dover recuperare solo quest'anno, più i 50 del Fiscal Compact, sono circa 62, ok? Vi ricordate la manovra dove la Fornero piangeva, Paulina? Era da 22-23 miliardi, voi immaginatevi qualcosa che è quasi 3 volte tanto, quello che cosa potrebbe succedere a noi, ora non necessariamente tutto si otterrà a tasse, qualcuno già ciancia clicca la possibilità di svendere dei beni demaniali o comunque dello Stato, ma quello alla fine poi diventerà l'obiettivo, no? Acquisire beni che valgono una certa cifra a un centesimo del valore preso in considerazione per poter pagare il debito pubblico. È questo l'unico per cui la nostra ricchezza, questo qui.
perché questo è il deficit di bilancio. Ogni anno che si ha un deficit si accumula debito, cioè il deficit di questo anno è il debito del prossimo anno, ok? Quindi tecnicamente più debito pubblico c'è, meglio sta. Ovviamente occorre parametrare il concetto, non possiamo spendere a profusione, altrimenti rischiamo di devastare il sistema economico. Ma perché fermarsi prima della preoccupazione? Perché fermarsi prima della possibilità di dare ad ogni soggetto che vuole lavorare la possibilità di lavorare con il suo reddito? Ogni anno in Italia si perdono in mancata produzione in funzione della disoccupazione circa 200 miliardi di euro, che sono praticamente l'insieme di tutte le cose che ci vengono nominate ogni volta in televisione: la casta che spende, le mafie, le ballerine, tutto quello che volete. Noi per mancata produzione, quindi non si sa bene precisamente perché, proprio perché magari non abbiamo la nostra moneta, evitiamo di generare una produzione che ci potrebbe dare 200 miliardi di euro. Così. Vabbè. Allora, il passo successivo è appunto prendere in considerazione anche il sistema estero. Perché? Perché è vero che è lo Stato che fa moneta, spende e quindi genera la possibilità di produrre, ma l'altro soggetto che può incrementare, diciamo, la somma delle grandezze finanziarie presenti all'interno di un'economia è anche lo Stato estero. Cioè, se vengono a comprare da noi, gli altri paesi europei o chi per loro, noi acquisiamo moneta e vendiamo i nostri beni, un po' come fa la Germania. La Germania è il più grande, il secondo più grande export del mondo, intorno all'8% del PIL, dopo la Cina, insomma, il secondo export, e con quello si permette di poter gestire il proprio stato sociale in determinato modo. Qual è il limite di questo sistema? Il limite è che nel momento in cui noi andiamo a prendere in considerazione il concetto di bilancio dei pagamenti come unico elemento che ci fa entrare moneta per poter stimolare la nostra produzione, entriamo in un sistema che viene definito finito. Perché? Perché se noi compriamo qualcosa, se io compro qualcosa da Valerio, lui mi dà quel qualcosa e io pago, io sto in deficit, in surplus. Se lo facessimo tutti noi qui dentro, per ogni persona che acquista in surplus, e qui ci dovrebbe essere qualcosa in deficit, non si esce da questo paradigma, non è possibile. Quindi se già noi siamo in deficit, se la Germania è in surplus, ok? Ed è in surplus fortemente, ci saranno altri paesi che sommati genereranno il surplus tedesco, e siamo noi, noi PIX. Fondamentalmente tutto ciò che stiamo passando noi lo passiamo perché la bilancia commerciale e quindi la bilancia dei pagamenti tedesca si ingrassa il più possibile. Assurdo totalmente. E questo è appunto uno dei grafici che ci mostrò anche la Gap, e segna proprio l'analisi dei bilanci settoriali fatta con i dati del Fondo Monetario Internazionale. Guardate come sono speculari le linee del settore pubblico, quella blu, e quella del settore privato. Sono praticamente speculari, tanto va in deficit il settore pubblico, tanto arriva in surplus il settore privato. Più o meno, ovviamente, ci stanno delle leggere sbavature dovute alla bilancia dei pagamenti, appunto, ma vedete come sono simili. Ecco che cosa significa creare ricchezza. La piena occupazione. Ecco perché noi studiamo approfonditamente i sistemi monetari moderni. Noi ci mettiamo sui libri di economia quando dovremmo fare qualsiasi altra cosa, vabbè, mi sono lavorato nel commercio, ma è una passione. Ma perché Fabio mi chiama e mi chiede materiale di economia? Per questo motivo, perché ha capito che non avrà un futuro se non capisce il perché anche studiare può diventare inutile per un futuro. Perché è la moneta, e quindi lo studio sui sistemi monetari moderni, l'unico metodo per ottenere la vera occupazione. Come si può ottenere la vera occupazione? Qui la mano Manifiori ricorre a Minsky, che era uno studioso approfondito di quelle che erano le teorie di Marx, e che è riuscito anche a modificarle in parte, cioè le ha attualizzate a quella che è l'attuale realtà finanziaria. Intanto ha studiato le varie cose del capitalismo, ha studiato il modo in cui il capitalismo tende a generare bolle speculative e a arrivare in maniera frastagliata e quindi quasi confusa nelle economie reali, generando problematiche di tutti i tipi. Ma ha anche teorizzato, questo soprattutto dagli anni 50, 60 e 70, un insieme di piani di lavoro garantito, suggerendoli ai vari cosiddetti policy makers, cioè coloro che fanno politica, in America. Ora, i piani di job guarantee, così come descritti da questi, sono quei piani secondo cui il governo assume tutti quei lavoratori che sono disponibili a lavorare ad un salario minimo fissato dal governo medesimo. Che cosa si intende salario minimo? Si intende leggermente al di sotto di quello che è poi il salario di mercato, perché se il governo concorresse ai prezzi del salario di mercato, fondamentalmente sottrarrebbe risorse a coloro che le vogliono, o comunque genererebbe spinte inflattive. Allora noi ci poniamo leggermente di sotto e occupiamo tutti coloro che possiamo occupare. Perché? Perché possiamo spendere illimitatamente la nostra moneta sovrana. La possiamo spendere, generiamo un determinato tipo di deficit,
questo deficit mette a lavorare queste persone generano produzione e la rendiamo con la gara anche in meglio. In questo modo quindi si viene a creare una sorta di polmone di lavoratori che crescerà in condizioni di crisi e diminuirà in condizioni espansive. Perché? Perché i lavoratori verranno poi man mano riassorbiti all'interno del sistema privato. Questo non è altro che un elemento, una scatola, come se fosse questo bicchiere, che adesso è pieno di disoccupati. Con i piani di job guarantee noi lo rendiamo di occupati, occupati appunto dallo Stato, evitando che queste persone, perdendo il lavoro, perdendo il loro reddito, possano poi generare problematiche sociali, alcolismo, violenza, vandalismo, perché chiunque si sente poi stretto e nella necessità di dover tirare a campare, come si dice, è pronto poi e disposto più o meno a fare tutto ciò che gli permette appunto la sopravvivenza. Tale programma, cioè appunto i piani di job guarantee, ovvero di lavoro garantito, permettono appunto una migliore valorizzazione del capitale umano. Perché? Perché una persona impiegata, una persona che continua a lavorare, affina la propria arte nel fare, qualsiasi lavoro possa essere, è lavorando che noi miglioriamo. Pensate, ci sono analisi che attestano che dopo 5 anni di inattività totale, quindi quando la disoccupazione è cronica, le persone perdono l'attitudine a lavorare. E questo è uno spreco di capitale umano e di vite umane, che sono uniche, che noi non ci possiamo permettere, non solo dal punto di vista economico, ma anche etico. Cioè non possiamo permettere che le persone perdano la capacità di lavorare e di vivere la loro vita. È assolutamente abominevole, questo non è giusto. Questo poi riduce poi i danni sociali generati dalla disoccupazione stessa, come ho descritto prima. Paolo Barnard, ricordo, descriveva sempre una situazione al limite dell'assurdo vissuta in Inghilterra, descrisse anche al Summit, dove incontrò una donna con il viso gonfio perché praticamente gli raccontò che si prese il botte dal marito, che era rimasto disoccupato e che era diventato alcolizzato. Queste problematiche sociali poi costano lo Stato, ok? Perché lo Stato deve pagare per questo. Perché pagare per questo quando potrebbe impiegare le persone e quindi farle anche produrre, dando loro anche una soddisfazione per quello che fanno? La professoressa Gelton, esempio su tutti, ebbe suo nonno che lavorò, e ce lo disse al Summit, lavorò nei piani di occupazione del New Deal e la volatilità della Roosevelt. Quando l'America attraversò la crisi del 29, la situazione era veramente disperata, più o meno come oggi. Diciamo che oggi ancora al momento ce la salviamo, ma tempo 2 o 3 anni, se non facciamo qualcosa, andiamo anche peggio. In quel momento, chiamiamo nonno Gelton, nonno Gelton era disoccupato, ok? Quindi questa è un'eventuale problematica sociale per le persone. Che cosa fece il governo degli Stati Uniti d'America? Generò piena occupazione, andando anche oltre poi con la guerra, ma questo non ci interessa. Generò una piena occupazione così. Nonno Gelton poté lavorare, avere una famiglia, avere un figlio o una figlia, non so, forse dei due, con cui ha avuto la sua famiglia, è nata la dottoressa Gelton, oggi è tra i migliori economisti del mondo. Questo dimostra che se noi diamo la possibilità alle persone di lavorare e di vivere la loro vita, otteniamo un miglioramento del capitale umano, vistosissimo, perché la dottoressa Gelton entrerà in una commissione all'interno della Federal Reserve degli Stati Uniti d'America per controllare alcuni elementi all'interno della stessa che possono essere modificabili. Non ci vanno tutti all'interno della Fed, no? Ci vanno gli economisti qualificati, gli economisti che sanno quello che dicono. Questa è la prova vivente che i piani di disoccupazione devono essere implementati. Questo è un testo di un altro MT che ho presentato precedentemente al professor Bill Mitchell, che io adoro, Fabio lo sa, abbiamo parlato praticamente di Bill Mitchell, e dice, fa un'affermazione che mi piace molto e ve la volevo presentare, ve la leggo direttamente. Ha portato uno schema e da questo schema esce fuori che la disoccupazione giovanile nell'Eurozona è al 22,8%, al 52,9% in Spagna, non so se avete visto le foto di quello che hanno fatto nella manifestazione del 14, e quante manganellate hanno dato a quei poveri ragazzi, il 55,4% in Grecia, e la foto l'avete vista prima della gente attorno al Parlamento, il 35,9% in Portogallo, che da ieri è praticamente ufficialmente default, vi do questa notizia, e l'Italia al 34,7%, ad oggi è al 36,8%, quindi è ancora aumentata, è di quasi un mese fa. Questi tassi hanno un continuo ad aumentare negli ultimi 12 mesi e ancora lo stanno facendo. Le elite dell'Eurozona stanno creando di fatto una generazione perduta di cui si vendiranno prontamente nei prossimi mesi. Il danno che deriva dall'esclusione dei giovani dal mercato del lavoro è permanente e oltre. Questa schiera porterà questo svantaggio lungo le proprie esistenze e sopporterà il tipo di lavoro precario e a basso salario intervallato da lunghi periodi di disoccupazione quando il ciclo economico rallenterà. Mi ha giustamente definito il dottor Santolamazza, io sono precario. Okay? Io lavoro 9 mesi su tutti e faccio anche quasi 2 lavori.
È insondabile perché questa non sia una priorità assoluta della politica e perché i leader europei non annunciano programmi immediati di creazione di lavoro per l'Eurozona indirizzati ai giovani, se non possono arrivare a introdurre una garanzia incondizionata di occupazione per tutti i lavoratori. Badate bene, garanzia incondizionata di lavoro non significa che stai seduto su due posticini di un pago. Chi non lavora va a casa, cioè non è garantismo, assolutamente no, è semplicemente garantire un posto di lavoro, cioè avere la possibilità di avere quel famosissimo e oramai praticamente ammirato, quasi divinato, quasi divinizzato, posto fisso, a tempo indeterminato, il famoso posto fisso. I costi di questa follia sono così grandi e così duraturi che non esiste alcuna giustificazione fiscale che può essere usata per non introdurre l'italiano. Queste cose, professor Nietzsche, ovviamente non lo dice nessuno, il 7 ottobre andò a dirle direttamente alla Commissione Europea, la cosa che trovo anche a livello informativo, ma lo fece, fece una presentazione di quasi 3 quarti, che è quella in inglese, mi la sentire. Tutti i suicidi causati dalla disperazione di un lavoro non sono suicidi, ma omicidi di Stato. Perché è lo Stato che ti pone nella situazione di sentirti gravato della tua persona, del fatto di essere totalmente inutile. Una volta che sei disoccupato a 40-50 anni, ma che possibilità hai di riuscire a vedere la luce in fondo in una situazione come questa? Ecco perché bisogna implementare e studiare queste possibilità, perché permettono anche alle persone di evitare gesti estremi. Ma noi andiamo un po' oltre, non perché ci sentiamo più, ma perché non è solo colpa dello Stato, cioè noi non miriamo al fatto che lo Stato sia il soggetto che debba garantire. Questi tipi di diritti fanno direttamente riferimento al concetto di diritti umani. E quindi ci appelliamo al dottor Mosler che ci dice che la situazione è un crimine contro l'umanità. Da non dover tollerare assolutamente. Non c'è nessunissimo motivo per prendere in considerazione una situazione in cui una disoccupazione definibile come frizionale, cioè momentanea, intorno al 20%, possa essere lo standard per ogni paese che abbia proprio la propria moneta, utilizzando gli obblighi giocanti che vi ho descritto precedentemente. Quindi noi studiamo il sistema monetario, capiamo all'interno del sistema finanziario come si muovono le variabili finanziarie, e quindi la moneta, i titoli di Stato e tutto quanto, facciamo sì che ciò arrivi all'economia reale, mettendo a lavorare le persone, eliminando la disoccupazione, generando il PIL in più. Cosa dovremmo fare quindi a questo punto? Divulgare, capire, imparare, evitare che quelli che fanno i pesci grossi vengano a mangiarci una volta e farci pesce grosso noi. Ok? È difficile per la seconda. Non è tanto difficile. Secondo schizzo. Alla domanda risponderà anche Barella, che è totalmente in grado di poterlo fare, ragazzo eccezionale, con me negli ultimi 8 mesi. Si laureerà anche una tesi in MMT e mi auguro riuscirà ad andare a studiare in America perché ce l'hanno chiesto questo. No, io vorrei fare una domanda. Prego. Io sono antico capitalista. Mi domando, in questo modo noi potremmo superare il capitalismo? Guardi, inteso in senso classico. Guardi, il concetto secondo di quale punto è? Allora, quello che la finanza funzionale, cioè quella che viene utilizzata nella MMT, è applicabile sia nel sistema capitalista, sia in quello socialista, in quello fascista o comunque qualsiasi altro regime. Questo spiega, la MMT spiega come funziona il circuito monetario, cioè come la moneta da quando viene creata va nel circuito dei lavoratori, delle famiglie, delle banche, di qualsiasi cosa, per generare condizioni di lavoro e tanto va. Per capitalismo, ecco, io direi che per evitare il valore, per lo certamente, eccetera. Sì, il concetto di massa, ovviamente, così valore. Sì, certo, sì, 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 sì,
Sì. Allora, ovviamente anche io sono un forte critico del capitalismo, e infatti vedere questa società, cioè, io mi sono cresciuto con gli scritti di Enrico Berlinguer quando avevo 14 anni, e per me è un grande piacere. Ovviamente questo che cosa vuol dire? Capitalismo in che senso? Non è il capitalismo del consumismo, il capitalismo dell'era dei consumi, che nel 1974 Pier Paolo Pasolini ci spiega. No, anzi, con MMT è possibile fare dei piani di esecuzione, e anche per il lavoro verde, per il lavoro ecologico, per la riqualificazione dell'ambiente. Questo è stato fatto in Argentina. Ci sono dal 2002 al 2007 circa 2,5 milioni di lavoratori che erano disoccupati, non hanno mai lavorato nel settore privato, non hanno mai lavorato nella loro industria, hanno trovato il lavoro, un'occupazione, un reddito, e molte, moltissime persone che erano stati povero, hanno potuto costruirsi. Per esempio una delle vie dove sono veicolati fondi per appunto creare la voce per gli impianti di scaldatori di lavoro di ultima istanza fu la riqualificazione delle acque che venivano inquinate dalle materie marine, vennero create delle cooperative ad hoc e riempite, diciamo, di persone che prima non avevano nessun tipo di lavoro, e che in quel momento, quando sarà di meno, che ora è perché poi alla fine si fa un piano economico, no? Io sono un tecnico, non faccio tutto, lo faccio una politica, fatelo in un determinato modo, no? Lo voglio fare in un altro modo, altrimenti sarebbe venuto anche meglio, mi sarebbe andato a prendere altre persone sono impiegate all'interno di cucine che sono state in considerazione come punto per poter generare vasti calcoli per le persone che subivano violenza domestica. Questo perché se noi cerchiamo di agire ciò che possiamo, non solo di dare una mano delle persone che appunto si trovano davanti a situazioni disperate, ma anche una spesa dello Stato che poi è in definitiva negativa, cioè quelle risorse in un quadro prettamente tecnico, quindi al di là del valore che è la base che ci fa lavorare, ma in un piano prettamente tecnico, quelle persone sono un costo per lo Stato nel momento in cui c'è quel problema, è un costo che poi alla fine non risolve. Invece mettendo da lavorare impiegabile si dà la possibilità a loro di riuscirsi anche uno. L'89% delle persone che hanno passato il piano di ALR, cioè il periodo di lavoro di ultima istanza, si chiama Plan FS, erano più che soddisfatti di loro, non li erano di più, il 60% erano donne. E sa perché? Perché gli uomini non erano più abituati a sentirsi dire che c'era lavoro. Cioè l'uomo genericamente, stereotipato, è quello che il lavoro prova, no? Questa forza, questa figura, come sei tu che cerchi lavoro e non mi piace che lo venga a fare. Non è abituati la famiglia a sentirsi dire da funzionari giornalini, ma lei vuole lavorare. Loro no, dicono di no. Le donne che avevano la necessità di preparare il famoso piatto di minestra per tutta la famiglia, hanno detto sì, vengo io. Il 60% è tantissimo. E consideri che su 35 milioni di persone in Argentina, mentre da lavorare 2,5, quasi 17esimo, una volta si stampava la moneta in funzione del capitale auifero che uno Stato possedeva. Questo criterio non esiste più. Qual è la motivazione che ha portato a utilizzare questa, cioè per ridurre quindi l'inflazione? Quindi è un criterio sacro, quantomeno non potevi uscire fuori dalla vendita, serve altro. Allora ci sono due problemi, sì. Allora ci sono due ordini di ragioni per dire che questo sistema abbia adesso il migliore di quello di prima. Il primo è che l'oro è una risorsa limitata, quindi l'euro è automaticamente limitata la possibilità di generare strumenti finanziari, quindi moneta, in caso di un'intendente crescita, e come ripetiamo anche per la domanda del signore, non necessariamente consiste nel far consumare 10 di più al plasma ciascuno. Assolutamente, creare 10 ospedali, impiegare 1.000 persone in questi 10 ospedali, è PIL. Ok? Noi salviamo la vita della gente in questo modo.
si potrebbe fare domani mattina come una moneta sovrana, ma se tu devi tenere il cambio aureo fisso, ti trovi nella impossibilità proprio concreta di poter utilizzare un sistema finanziario, come ho spiegato prima, in maniera praticamente limitata. Secondo ordine di ragioni, si entra nel concetto di tautologia dell'oro. È l'oro che dà valore alla moneta o la moneta che dà valore all'oro? Facciamo un esempio. Se io le mettessi davanti questi due bicchieri, lei non troverebbe differenza di scegliere tra l'uno e l'altro. Ma se questo è di piombo e questo è d'oro, lei vuole scegliere quello d'oro. Ma vede che allora è il bene che dà valore all'eventuale moneta o comunque ad una scelta, è il bene che dà valore alla moneta, la moneta di suo non vale nulla. Ok? Ecco perché non ha senso allacciare la moneta ad un parametro che ci limita poi fondamentalmente e che crea una tautologia. Va bene? Lorenzo. Si nota subito che voi siete un'altra generazione. Siete più intelligenti di voi. Se a 30 anni non facevate queste cose. Quindi vi avete guardato tutto il momento. Però mi sono arrivato alla curiosità. A quello che avete detto, insomma, io vorrei supportarlo pure con ultimamente Gallino, Luciano Gallino, prese a modello con Roosevelt, no? Che era tutto un convinto. Sì, ma c'era anche. 29, perché se non riuscì a togliere 10-12 milioni di... Ha creato la stessa dorsale dell'attuale sistema di fece qualche cosa come 200.000 chilometri di strade bianche, 300.000 chilometri di strade asfaltate, 4.000 dighe, i parchi americani che noi andiamo a vedere, che sono tutti belli, fece Roosevelt, fece piantata dai ragazzi, da giovani, da 3 miliardi d'acqua. Poi fra le politiche disse bene, fra 30 noi disse bene, fece le politiche guerra e la media diventava la media. È vero, con questo sistema che voi dite che io condivido pienamente, io sono un antiliberista per eccellenza, branco un po' del buio rispetto a tutte le questioni economiche, però poi tutte queste cose, tutta questa organizzazione sociale di un paese, di un'Europa, non a caso per fare queste cose bisogna avere tutti ospitali degli Stati Uniti d'Europa, insomma, che sono lì. E ho finito così. Ma tutte queste cose, lui, a chi le andiamo a dire? Problema. Allora, a chi le andiamo a dire e come le diciamo? Allora, o facciamo la democrazia, perché lui qua, per non male, è zoppa, ma vediamo che la democrazia è molto zoppa, perché se un paese come l'Italia, sono stati centinaia di morti per strage, e non è stato condannato mai nessuno per le stragi che hanno fatto dalla portella della Ginestra all'altro lì, non c'è stato uno che sta carcerato per le strage, evidentemente siamo una democrazia zoppa, però se un zoppa, non so che sia zoppa. Allora queste strade sono due strade, sì. O facciamo la democrazia del classico, la democrazia dei datori. Se mettiamo insieme la quarantena delle pensioni, stabiliamo il saggio lì e quello lo fanno. La democrazia è molto 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 semplificata. Allora non facciamo la democrazia dei datori. O adottiamo la democrazia della comunità, quella che già abbiamo, magari come non so. Perché l'autogestione sociale economica del paese, l'autogestione sociale come sta facendo un sacco di esempi come l'Argentina, l'autogestione, l'autogestione del paese è un po' più difficile, è differente l'autogestione del paese, dei 60 milioni di persone come l'Italia, o dei 500 milioni come l'Europa. E allora se prendiamo per buona la democrazia parlamentare, in quella democrazia parlamentare quali sono gli strumenti per dare a qualcuno che ci sarebbe bisogno dell'adozione delle economie del genere? E chi è? È Grillo? Chi è? Allora, partiamo intanto sul concetto di Stati Uniti d'Europa.
posso, un secondo solo, posso dare una risposta velocissima in 2 secondi. C'è un errore di fondo nel suo discorso, lo dico con generazione più vicina, che è l'assunto che siamo ancora in democrazia, non è vero. Abbiamo ceduto la sovranità nazionale senza che nessuno in Italia sia stato informato o interrogato e senza che nessuno l'abbia votato o deciso. Non siamo più in democrazia e non lo siamo più da 10 anni. Ragazzi, io non di democrazia zoppa, perché la portella della Ginestra oggi non c'è sta cancella. C'è un teatrino che fa finta di essere. La democrazia ha ceduto sovranità, che succede a tanti in Italia. Però oggi siamo a un punto, ecco perché. Se fosse democrazia potremmo votare qualcuno che ci appoggia. Non c'è nessun voto che può decidere nulla. Però non c'è per piacere. Allora, intanto il concetto di Stati Uniti d'Europa, aver creato un'Unione Europea così zoppa da un punto di vista prettamente, come anche lei ha detto benissimo, lei politico anche, è già di per sé sociale. Non c'è fondamentalmente un governo federale che prenda in considerazione il concetto di Stati Uniti d'Europa come di precedenza. Oggi c'è una banca centrale totalmente indipendente, creata sulla base della banca centrale tedesca ai tempi della Repubblica di Weimar, cioè la Germania purtroppo nel post prima guerra mondiale dovette pagare delle pesantissime sanzioni da un punto di vista di rimborsi per quella che è stata la guerra. Questo portò un'inflazione assurda, perché quello che le persone preferivano bruciare marchi e non legno nel momento in cui avevano preso. Memori di questa situazione tragica al limite quasi del comico, i tedeschi si fissarono sul concetto inflattivo. Se voi ci fate caso, sentirete i giornali, sentirete sempre come un tedesco reclamare perché non vogliono che ci siano emissioni monetarie, perché le emissioni monetarie generano inflazione e l'inflazione non va bene, l'inflazione non va bene. Quando noi avevamo un'inflazione quasi al 10%, e se lo trovo da voi lo faccio vedere, non dovrebbe essere votato, noi abbiamo prodotto il più grande risparmio al mondo dopo il Giappone. Ok? Cioè il nostro settore privato è cresciuto per il risparmio quasi a livello del Giappone. Ora possiamo discutere tranquillamente sul concetto redistributivo, cioè abbiamo dato quel tanto risparmio a un numero di persone fortemente limitato e questo nessuno lo sa. Siamo tutti giorni nella stessa parte, quindi sono io confuso. Però non possiamo privarci di creare questa ricchezza per paura che poi vada solo in mano a pochi. Cerchiamo di veicolarla in questo modo. I piani di fine impiego, che io ho appena descritto, vengono comunque pensati dal governo centrale parlamentare che raccoglie dati dalle regioni in funzione dei disoccupati e delle abilità dei disoccupati in America con le finte skills. Ok? Cioè che cosa sai fare? Ok? Queste persone vengono prese e messe a lavorare con uno stipendio che è leggermente minore di quello di mercato, ma che comunque gli permette di poter vivere una vita dignitosa, perché potremmo integrare entrambi i componenti del nucleo familiare, moglie e marito. Se supponiamo che oggi uno stipendio minimo si aggira intorno ai 1000 euro, essere impiegati in 2 a 900 non dovrebbe generare un grandissimo problema. Anzi, questo fa ripartire il sistema produttivo. Perché? Perché possiamo andare all'elementare a fare spesa, al negozio di abbigliamento per comprarci l'abbigliamento, per comprarci le scarpe, le attività, riprendono. Se noi non facciamo questo, non abbiamo la possibilità di ripartire. Ora, lei mi dice, chi lo possiamo dire? A Grillo o a Bersani? No. Questo lo precede. Perché pensare, cioè, quando pensa a Berlinguer, quando lo pensare, c'è un attimo di shock, non deve dire. Ma Renzi lo che fai? No, guarda, Renzi, Renzi, sì, vabbè, Renzi. Però Renzi è più, come si dice, scamabile, nel senso che si vede che Renzi non è vecchia generazione comunista, perché è proprio liberista tra questo, lo dice. E parla di... Occorre generare una consapevolezza nelle persone, tale che poi possono essere forti al punto di chiedere quello che vogliono. Noi dobbiamo chiedere la dimostrazione. Ok? Sì. Allora, voi parlate di job gap che mi sembra giusto. Noi, grosso modo, diciamo la stessa cosa, la chiamavamo piena occupazione. Sì. Si notava che la piena occupazione che in realtà è la stessa cosa. Il problema di fondo è, per esempio, come Cordoba, mettiamo questa piena occupazione, quando abbiamo distrutto un sistema produttivo. E quindi io la vedrei più che dal punto di vista economico finanziario, più dal punto di vista proprio più strettamente finanziario, più dal punto di vista economico. Reale. Cioè reale. Cioè se noi abbiamo distrutto l'agricoltura,
Abbiamo la chimica, sono 20 anni che c'è, la metallurgia ce la stiamo mangiando. Turismo, turismo, beni culturali, su cui dovremmo fare molto, facciamo se no il 10% di quello che diciamo del sistema. Questo sia il pubblico che il privato. Allora, dove cioè, è giusto come dici, ma se non si creano prima i presupposti, quindi un sistema produttivo dove poter poi effettivamente andare a lavorare, diventano solo vari che rischiano di essere stretti. La realtà finanziaria è in grado di tutto ciò che è realmente possibile, è finanziariamente possibile, professor Arrabelli. Cioè, se noi abbiamo una moneta nostra su cui perde una tassa e che quindi lei è obbligata a cercare, lei sarà disponibile a testare il suo lavoro e ad effettuare il tipo di lavoro che io le sto dando, anche perché non è che prendiamo e lanciamo le persone alla disperazione, diamo comunque i lavori dignitosi, questa è la base, è una descrizione che ha fatto anche il professor Forta dell'ultimo summit di Rimini. Ora, ciò che io vorrei prendere in considerazione, per esempio lei ha fatto l'esempio del turismo, no? Quanti beni pubblici noi abbiamo immobili o in degrado o in decadenza? Potremmo pagare ditte interne o mettere impiegare persone affinché, magari non so, persone che fanno, studiano che tipo di recupero, affinché recuperino i beni pubblici turistici. Il turismo che abbiamo noi è un tipo di pubblico. Questo di per sé, già di suo, genererebbe una domanda di moneta più alta. Perché? Perché la nostra moneta sarebbe l'unico veicolo affinché un tedesco, un francese, americano, chiunque vuole lei, possa venire qui e vederla, no? Per poterlo fare deve chiedere la nostra valuta. Questo la farebbe risalire nei mercati internazionali e quindi noi potremmo avere comunque una moneta forte da poter poi svalutare in caso di dover scendere di per sé. In più il comparto agricolo in Italia sta sparendo, ma non necessariamente poi deve andare via, perché le sementi le possiamo ricomprare utilizzando la nostra valuta che viene chiesta all'estero, perché la gente vuole vedere il nostro turismo, perché vuole il nostro Italy. Stiamo massacrando tutto, lei ha ragione completamente. Questo succede perché le risorse finanziarie che noi prendiamo non sono nostre, devono essere restituite con interessi e non ci viene data la possibilità di poter avere un prezzo medio più basso per questa produzione nostra, perché non riusciamo a salutare. Facciamo un esempio: un imprenditore che domani mattina apre un'attività imprenditoriale di scarpe si mette all'interno di un mercato concorrenziale. Va bene? E quindi concorrerà con gli altri produttori di scarpe, o meglio venditori, per riuscire a guadagnare una fetta di mercato. Ma perché noi dobbiamo orientarci su una fetta e limitarci alla fetta stessa quando dovremmo averlo contrario al mercato, creando il pieno impiego? Un pieno impiego genera una domanda piena, perché tutti possono consumare. Questo significa che io imprenditore, avendo più possibilità di vendere scarpe, posso anche abbassare il prezzo delle scarpe. Quindi il concetto del contenimento inflattivo anche in questo sta, no? E quindi possiamo riuscire a parametrarci in funzione di questo. L'economia ripartirebbe alla grande. Deve pensare che l'Argentina, con un anno e mezzo, ha abbassato il tasso di disoccupazione quasi di 15 punti percentuali. Stava al 23,8 e finita all'11, insomma, quasi. Ma 25% di inflazione l'Argentina adesso? No, allora. Stai dicendo dipende dal paese. Fondi, alcune fonti. Dalla comunità internazionale. Che è lo stesso ente che ha detto che gli anni della Grecia. Beh, lei pensi, ha fatto delle analisi e delle prospettive nel 2004 relativamente a ciò che sarebbe successo nel 2007, 2008, delle prospettive. E avevano detto che ci sarebbe stata una ripresa del PIL quest'anno dello 0,5%, sono a meno 7. Cioè, perché sbagliano i modelli matematici di calcolo, considerano la moneta come un bene e non come un segno. La moneta non è un bene. Se io su questo foglio scrivo 1000, questo 1000 può essere qualsiasi cosa, no? Allora ci metto davanti la K con la G e sono chili. Se io ci metto la E, ho appena fatto 1000 euro, li fanno così, ma veramente li fanno così, Penso ultimamente hanno effettuato un'operazione di finanziamento della Banca Centrale Europea di 50 miliardi in un mese. Bill Mitchell, su un paper stavo leggendo, si diceva: ma perché questi hanno rifinanziato un ente che è padrone della moneta e che quindi la può stampare limitatamente? Non ha senso, non serve quota di copertura. Però scusa, l'Argentina è arrivata, diciamo, a quello che è arrivato, perché ha fatto a un certo punto, ha chiuso, ha fatto una specie di autarchia, non ha pagato un debito pubblico,
non ha pagato a Sergio, non è che lo ha pagato, l'Argentina ha fissato la parità peso storico nel 2000, sì, fino al 90, ok, perché c'era l'inflazione al 1900, impossibile da gestire, no? Nel momento in cui fissò, l'inflazione scese, perché? Perché smisero di comprare tutta la produzione che era presente nel sistema reale, concorrendo a prezzi di mercato, che è un po' il problema che ebbe la Weimar, o come che lo stesso problema che ha Zimbabwe. Lo Zimbabwe è il banconote da 1.000 miliardi di dollari di debito, lo Zimbabwe, no? Le fanno anche vedere di andare a cercare una banconota così grande. Perché questo si verifica? Perché noi abbiamo 10 beni e concorriamo con il sistema privato che abbiamo attorno nel comprare. Allora, quando diventano 9 e la capacità produttiva non aumenta, il prezzo sale. È ovvio, no? Il prezzo di mercato si fissa, e l'aveva capito poi anche Marx nel paradigma della scarsità. E quindi siamo. Se noi invece generiamo un incremento produttivo dando lavoro alle persone, evitiamo che la nostra spesa possa essere inflattiva di per sé. E soprattutto, quello che poi ci fece qua l'Argentina, fece proprio riferimento a quel determinato tipo di discorso. Bloccò con la parità del lavoro. All'inizio andò bene perché i capitali affluivano, ma dopo 2-3 anni di afflusso di capitali iniziarono ad esserci problemi, perché quando il governo argentino doveva spendere e spendeva creando peso da nulla, doveva poi andare nei mercati valutari, comprarsi dollari, tanti dollari quanti peso si aveva speso, ma i dollari non sono loro, i dollari li fa la Fed, e quindi tu dovendo comprare questi dollari abbassi il cambio, no? Ci vogliono sempre più pesos per andare dentro i dollari. È lì che poi hanno dovuto tagliare i servizi, hanno creato modelli di austerità tipici della scuola di Chicago e hanno disintegrato lo stato sociale, anche la gente andava con le pentole a fare la ricorda, che è un bellissimo video su YouTube, si chiama Diario del Saccheggio, chi se lo vuole vedere un piccolo video puntale, che è, sì, da 10-15 circa, e poi c'è anche un altro, la divinità degli ultimi, che è il 2, appunto, del Diario del Saccheggio, è bellissimo, guardatelo, perché se voi vedete quello che stanno facendo lì, a livello di elementi di intervento di politica economica, riconoscete veramente quello che fa molti, che c'è ancora il coraggio di dire che il più grande che l'euro è andato bene alla Grecia, cioè che il più grande successo è tutto per la Grecia. Là c'hanno più deficit a giorni, no? Ma dalle domande sento che potrei essere in tema o fuori tema, tanto. Ma sì, ma vicino anche lei. Perché io anche in questo contesto di tanta gente che appunto si programma di sinistra o di sinistrissima, e va bene, stiamo parlando di sistema monetario, però mi sembra che sia molto diciamo il riferimento del sistema monetario di continuare a immaginare una società come è oggi. Cerco di trovare il modo di spiegarmi rapidamente. Non si preoccupi, come dire meglio. Il riferimento è il prodotto interno lordo, la crescita, come si raggiunge, se si trovano quei lavori fatti in quel modo che mi sembra aver intuito, si rigenera un movimento di acquisti che io chiamerei anche consumi, se sì, non sono consumi di eccesso, se non sono consumi mirati ad altri parametri dal mio punto di vista. Quindi quando si fa questo, secondo me, un ragionamento economico da un punto di vista di sinistra, chiamiamolo grossolanamente così, secondo me dovrebbe andare vicino a un ragionamento di che cosa produrre e che cosa consumare, in quali quantità, perché vicino a tutto questo c'è il discorso che il mondo non regge le, non solo la crescita, la crescita. Non regge la crescita, già non la regge. Io sono molto simpatizzante della decrescita, ma che naturalmente suona male, soprattutto in un periodo come questo, che effettivamente invece secondo me è questo il periodo. Un'ultima notazione veloce sui flussi di lavoro. Oggi, in questi giorni, c'è state le varie piene, alluvioni,
esondazioni, eccetera, perché il concetto della crescita ha fatto sì che ci sia impossessati di tutto il territorio che invece era a disposizione dei fiumi e così eccetera eccetera, dove era dell'agricoltura a disposizione. E c'è Carlo Pedrini che comincia con una cosa, devo dire, mi si è aperto il cuore, perché qua ci stanno le idee, i luoghi probabilmente a un certo punto dovranno aprire questa sensibilità, se vengono da persone che comunque in modi diversi o hanno guardato o guardano lì. E Carlo Pedrini dice, nelle Langhe, che sembra un racconto bucolico, invece è quello che è funzionale, e c'è l'anno stesso a Monte, quando cominciavano a ingrossare i fiumi, i contadini, via via da monte verso valle, cominciavano a far camminare il fiume, e cioè facevano degli scavi anche diciamo sinuosi con delle curve e così via, affinché il fiume perdesse via via forza. Perché io un giorno mi dicevo, quando due o tre giorni fa si diceva arriverà l'acqua a Roma, per dire Roma che la conosciamo tutti, che c'è stata. E mi diceva, ma non si potrebbe fare intanto una cosa di questo tipo? Allora, vuol dire non che io sono un genio, anzi, vuol dire che bisogna, siamo in un mondo di demenza, secondo me, che continua a inseguire prevalentemente o una forma o l'altra dell'economia, perdendo di vista, e in questo siamo, ci metto anche noi, tutti complici, perché avere dimenticato come si gestisce un territorio, hai voglia noi di trovi modelli. Tra qualche anno, poveri voi, noi abbiamo la consolazione, diciamo, di essere vicini alla morte. E quindi naturalmente diciamo, è una minore sofferenza e l'avere vissuto tra l'altro in anni con condizioni in cui tutto sarebbe vissuto veramente all'inizio. Quindi soldi sono prodotto interno lordo soltanto, ci mettiamo anche dentro il prodotto interno della felicità, la decrescita, perché secondo me tutto questo va. Facciamo altre domande con Sandro e Francesco. Secondo lei quali condizioni si devono creare adesso in Europa affinché si possa teorizzare un'affermazione di questo tipo di economia? E perché? E perché? I governanti europei apparentemente sono così miopi nel non pensare che probabilmente sarebbe sufficiente creare occupazione se si vuole sanare, visto che comunque non si può pensare di sanare senza crescita alla basso, che ci sia probabilmente anche un disegno di smembramento dello Stato sociale dietro queste politiche liberiste, che secondo me liberismo per liberismo c'è un abisso tra liberismo americano del 29 e l'attuale liberismo, ma non si spiega. Cioè io non me lo spiego da profano, da persona. Io ho bisogno di questo, che conosco, non conosco i trattati di economia, ma conosco la difficoltà del vivere quotidiano. Quindi quali sono queste condizioni? E poi come potrebbero venire regolate anche nelle istituzioni parlamentari? Preciso. Mi alzo perché sono un massimo. Uno degli obiettivi che ci siamo dati per questi incontri è anche per analizzare una ricaduta di tutte le teorie, delle situazioni, eccetera, eccetera, sul cosiddetto carrello della spesa, no? A livello quotidiano, delle famiglie, e così. Io parto da una considerazione e poi farò una domanda che farà figlia, sicuramente. No, anche per far sollevare un po' il. Io sono molto preoccupato, chiaramente, no? Perché da quando è stato introdotto l'euro
stata una bella salassata già automatica, in automatico, nel 1936 è stata applicata sui salari, sulle pensioni, però non c'è stato un conseguente controllo di quelli che erano il potere d'acquisto. Potere d'acquisto. No? Tant'è che quando io sono stato favorevolissimo all'euro, che in realtà non cambia niente, negozio, a me mi hanno fatto il diviso 1936, lì troverò i prezzi, il diviso 1936, infatti non cambia niente. Poi invece me ne sono accorto col tempo che questa cosa non si è fatta. È già il 50% della mia pensione è stata. Poi dopodiché mi sono trovato i vari tagli sui servizi sociali, sullo stato sociale in sé e su altre cose, e quindi ancora di più. Oggi, e quella è la domanda che farà ridere, vorrei una considerazione vostra, ho avuto modo di sentire Draghi al convegno a Bocconi a Milano, che ha detto la strada non è la tassazione, come prima sembrava che le grandi risorse si trovavano nella lotta all'evasione, eccetera. La strada non è la tassazione, la strada è ridurre la spesa corrente. Io a quel punto mi sono un brivido, ho detto ma la spesa corrente, se non sbaglio, c'è anche lo stipendio, i salari, la pensione. La pensione. In una casa Berlusconi era invece come candidato, come primo ministro. Anche, io ho detto. Allora la domanda che vi faccio, mi devo ripreoccupare? Allora, per rispondere alla domanda della signora, che io concordo pienamente con lei, cioè non è più sostenibile un sistema produttivo, un sistema di consumo del territorio del genere, non è assolutamente più possibile, ma crescita economica, consumi, investimenti, non è fare delle enormi cementificazioni sui territori, distruggere parchi naturali, inquinare i fiumi, i mari, i parchi nazionali. Noi siamo totalmente contrari a un tipo di consumo e di uso del territorio, uso tra virgolette, perché questa è la distruzione del territorio, che non condividiamo assolutamente. Ma crescita del PIL, crescita dell'occupazione, crescita del consumo, del risparmio e anche degli investimenti, se pubblici e privati, come è stato detto, precedentemente, possono essere anche regolati, ecco, su lavori verdi, ecco, sulla riqualificazione dei fiumi che lei parlava prima, cioè ricostruire il territorio intorno. Può essere il servizio sanitario, aumentare il servizio sanitario, aumentare l'assistenza alle persone anziane, alle persone disabili. Anche questo, perché la crescita che lei ha detto giustamente, su cui io non sono assolutamente d'accordo, può essere una crescita assurda, sperimentata, che porta appunto a quello che lei ha detto, al disastro economico, ambientale e sociale, perché va a impattare sulla vita delle persone, sull'area dei bambini respirano. Quindi il concetto di crescita non l'ho visto solo in quel senso, ma l'ho visto anche come una variabile di miglioramento della vita umana. La crescita non è solo il consumo di, come diceva Daniele prima, dei televisori a plasma, dell'ultraconsumismo di Pasolini memoria degli anni 70. Noi possiamo, tramite un'autorità dello Stato, e su questo ci sarebbe anche una, anzi, ci
prende una classe politica che ha questo è ovvio. Ma tutto quello che lei ha detto potrebbe essere ribaltato su un lavoro, un'occupazione, una crescita, un investimento sul piano ecologico, sociale e a tutela dell'ecosistema. Aggiungo una cosa. Pensi, la dottoressa Cerna, che è una studiosa, appunto lavora insieme ai professori che abbiamo visto, con Serena Cerna, la dottoressa Cerna, eccetera, asserisce tramite analisi economiche, che poi però non sempre una valenza morale, perché la dottoressa, per esempio, ha una foto sua che pubblica su questi social network dove dice che lei è una professoressa per il 99% della popolazione, dove dice che bisogna creare la possibilità di avere un reddito affinché ci possano essere consumi per poi poter avere profitti e far partire l'economia. Ma i settori che ha analizzato e che ha visto poter essere i migliori a livello di impatto per i piani di lavoro garantito sono proprio quelli sociali. Ci sono fiumi di documentazioni e di analisi empiriche che dicono che si ambientano i piani di occupazione a livello di recupero sociale, teso al recupero dell'ambiente, eccetera, viene meglio la gestione di un polmone di occupati che poi si sostituisca a quello attuale di disoccupati, perché oggi l'economia gira in funzione che c'è. Un determinato quantitativo di occupati è un quantitativo di disoccupati che, come una fiscalità economica, diminuisce in funzione del ciclo economico. Perché non dobbiamo tenere disoccupati? Perché è facile per prendere il non c'è sì, però sì. Allora, voi avete degli amici. Ma noi dobbiamo vincere, noi abbiamo dei nemici. In sé, più che un'analisi macroeconomica, è un'analisi filosofico-sociologica che non trova riscontri nella realtà macroeconomica, empirica. E su questo molti ci cascano praticamente su questa cosa perché appunto non prende in considerazione quello che cioè come il sistema monetario su quello, no? Siamo un'economia monetaria della produzione, come diceva Bellen, ma non prende totalmente in considerazione questo, che è un aspetto altissimo e fondamentale, cioè il nucleo della vita della macroeconomia. Vabbè, poi ne potremmo parlare in una. Come vuoi, il signore, non so qua diceva. Quali sono le condizioni in Europa
è la situazione di una MMT interna. Poi, perché i vari governatori europei non attuano le politiche di occupazione, non si rendono conto della distruzione dello Stato sociale che stanno facendo? E poi, in un sbaglio, quale può essere il veicolo di queste informazioni alla collettività? Allora, per rispondere alla prima domanda, cioè quali sono le condizioni in Europa per la MMT? Dunque, la divido in due parti sostanzialmente, che si racchiudono, diciamo, quello che diceva Antonio Gramsci, cioè il pessimismo della ragione è l'ottimismo della volontà. Perché faccio questa distinzione? Perché a livello utopistico, quasi, che io reputo utopistico, sarebbe bello se si costruissero gli Stati Uniti d'Europa, in cui cioè l'Unione Europea dei popoli, l'Unione dei popoli, che affrontino queste problematiche insieme, uniti e non divisi. Sarebbe bellissimo questo, per le condizioni intrinseche della costruzione europea che è stata fondata sin dagli anni 40, inizio anni 40, fine anni 30, su delle basi che sono neoliberiste, le chiamiamo oggi, si fonda, sì, per non entrare troppo nel tecnico, insomma, però si basano su delle ideologie neoliberiste, cioè io ne faccio un brevissimo esempio. Uno dei padri della moneta unica, non si chiamava ancora euro, si parlava di moneta unica, fu un economista filo nazista che si chiamava François Perrou. Nel 1943 cosa scrisse François Perrou? In una rivista del regime di Vichy, scrisse che la costruzione della moneta unica serviva, aperta le virgolette, per togliere agli stati la loro ragione di esistere. Questo è uno dei padri dell'euro, un filo nazista. Quindi già da questo, dall'inizio degli anni 40, scrisse nel 1943 questo articolo François Perrou, già capisce su quali basi ideologiche ed economiche nasce poi tutto quello che si è sviluppato con i trattati europei, dal Trattato di Roma del 57, per passare al Trattato di Maastricht, al Trattato di Amsterdam, al Trattato di Lisbona, Fiscal Com, cioè sono tutti parti di una stessa ideologia, se così possiamo chiamare, anzi una vera e propria ideologia, che non ha nulla a che vedere con quello che abbiamo spiegato, cioè la piena occupazione, il benessere del 99%. Purtroppo si fonda su queste basi, e per non andare oltre la chiudo qua, diciamo, poi si alza, se non nessuno risponde. Con questa spiegazione che l'ho dato, credo di aver risposto anche alla seconda domanda, cioè perché non attuano politiche di occupazione? Perché tutti i dati è punto, cioè perché tecnicamente, se noi facessimo un'analisi puramente tecnica, gli Stati Uniti d'Europa sarebbero colossali, no? Un euro, la possibilità di poter effettuare politiche fiscali congrue e adeguate alle politiche monetarie per il raggiungimento della piena occupazione, permetterebbe la possibilità di poter impiegare buona parte di quei 400-450 milioni di abitanti e generare così un benessere socialmente diffuso in funzione delle varie aree, come succede oggi di Sud America. Il problema è che creare una realtà dove appunto c'è una banca centrale indipendente, utilizzando dei trattati che poi valgono come costituzioni sovranazionali, che prendono e stuprano continuamente la nostra costituzione, senza aver previsto una possibilità politica di impedire tutto questo, è quantomeno criminoso, no? Cioè, se lo chiamiamo noi, che siamo studenti di 32 anni, coloro che stanno lì, fanno gli intellettuali, perché non sono intellettuali, sono intellettuali, allora non c'è proprio più posto. Quindi bisogna frammentare, bisogna uscire da quanto prima. Sicuramente ci saranno delle domande su questo. Cosa così Olanda? Però sì, faccio queste cose. Cosa così Olanda? È la stessa cosa. Allora, Olanda, arrivo un attimo alla porta sopra, c'è una discussione con la signora che ha fatto.
domanda, no? Che altro? Il signore che ha sottolineato un problema che è di tutti, cioè che viviamo quotidianamente, cioè chi taglia le pensioni, taglia gli stipendi e taglia la spesa, cioè che impatto hanno questi sulla mia vita quotidiana, sul carico della spesa, cioè hanno degli impatti totalmente assurdi, devastanti. Ma il punto, allora, mi riallaccio poi alla spiegazione che trarrò dopo, questa frase di John Maynard Keynes. John Maynard Keynes cosa scriveva? Che ogni volta che si risparmiano 5 scellini si lascia un uomo senza lavoro. E questo è il concetto di spesa, cioè quando lo Stato risparmia, appunto, cioè non spende, per dire la conchezza, non spende 5 scellini, lascia un uomo senza lavoro. E noi sappiamo, come abbiamo fatto vedere dal grafico prima, che ogni centesimo di spesa pubblica corrisponde specularmente alla ricchezza che entra nelle famiglie, che entra nelle aziende, che entra nel bar che sta qua fuori, la pizzeria. Cioè, c'è uno studio accademico, montagne di studi che dimostrano questo, ma anche molto più tecnici, insomma, però non è il caso di andare a vedere nel dettaglio, insomma. Ma il problema è questo, ma perché fanno questo? Perché tagliano quando è ovvio che, come diceva la professoressa Kertner nel caso greco, è pura follia? E per il semplice motivo, l'economia italiana è strozzata dall'euro, è l'euro che sta disintegrando l'economia italiana. Perché? Non mi direbbe, ma come? Con l'euro, quando siamo entrati, sembrava tutto bello, ce l'hanno promesso come, non so, il... non so come definire, un sogno europeo, no? Quando poi dietro le quinte c'era tutt'altro, insomma, che ci vorrebbe un'altra serata per spiegare, sì, diciamo, le analisi storiche e politiche delle fondamenta del crimine. Del crimine, comunque questo è un crimine. Pensate che Paolo Parlo è il più grande crimine, sono così d'accordo con lui. Pensate che praticamente ci sono studi fatti sempre dalla scuola dell'Università degli Studi Kansas City, lei, Papa Dimitro, che dimostrano come il problema greco, cioè quelle persone che stanno lì e chi si dà fuoco, eccetera, eccetera, poco, eccetera, anche qui purtroppo si susseguono sui figli a catena, sono dovute specularmente all'inizio della crisi finanziaria, cioè è partita la crisi finanziaria dei mutui subprime americani. Quella crisi ha tagliato la possibilità della Grecia di poter avere una buona possibilità di export, ma i vincoli forniti dall'Europa a livello di possibilità di spesa, voi non so se lo sapete, ma il Trattato di Maastricht prevede che noi non possiamo spendere più del 3% del PIL, cioè noi non possiamo andare con una spesa del 3%. Se ci andiamo, prendiamo la Grecia, non c'è potuto andare, ha dovuto prendere deroghe su deroghe, prestiti su prestiti, perché nel momento in cui i lavoratori perdevano il lavoro, bisognava pagare le casse integrazioni dei lavoratori. E quindi andava sotto, il rapporto deficit PIL alla fine è aumentato, perché il PIL cresceva per la disoccupazione, ma il deficit aumentava. Ecco perché la Grecia sta andando a delemosinare la possibilità per i propri cittadini di sopravvivere. Cioè, avete capito la realtà del problema? Ecco perché non si riesce a fare. E perché hanno la possibilità di andare a delemosinare per chissà che non esiste, no? Non è dignità umana, no? Non starei a fare l'economia, no? Farei altro. E perché devono chiedere poi in prestito? Cioè perché la Grecia è strozzata dai prestiti della cosiddetta troica, banca centrale, Commissione Europea e Fondo Monetario? Perché è costretta, è vincolata a dei prestiti da istituzioni estere nel suo contesto. Cioè non può più creare una ricchezza finanziaria che servirebbe per pagare gli ospedali, i lavoratori, i servizi sociali, l'assistenza sanitaria, l'acqua, non può più farlo, è costretta come me, come Daniele, come qualsiasi altro, ad andare alla banca, di fronte, non credi, non so, non credi, Intesa San Paolo, non credi, quello che volete, a bussare alla loro porta e chiedere ogni singolo euro in prestito. È questo che sta strozzando poi l'economia italiana. Cioè, come dimostra bene la grande dell'euro, lo Stato italiano è stato ridotto al mio stesso stato sociale. Cioè io per farmi un mutuo, per comprare la macchina, andare a chiedere a una banca qui davanti, non so, 20.000 euro per la macchina, 500.000 euro per un mutuo, perché non
posso creare moneta, io non posso farlo. E così sono i paesi nell'area euro, sono stati sottoposti alla stessa condizione di qualsiasi soggetto privato. Non possono più uscire, a meno che non escano dall'euro. E dove lo No, sicuramente sono aperto qualche passaggio, anche perché l'argomento è abbastanza complesso, soprattutto per le persone che non sono là dentro. Allora, se ho ben capito, quindi diciamo, il vostro indirizzo scuola di pensiero è quello di tornare ad una moneta sovrana, dove ogni Stato è libero di stampare quello che serve. Ma è chiaro, cioè, nella situazione attuale il fatto della piena occupazione non è applicabile, perché lo Stato non ha, dipendendo dall'euro, non ha l'autonomia della, come si dice, della creazione della moneta, della fabbricazione, diciamo, della carta moneta, no? L'emissione della carta, quindi è proprio il fatto di stamparla proprio in modo autonomo, insomma, fabbricarla proprio. E questo aspetto qui, però, questo diverso modello, che era quello che avevamo prima che arrivasse l'euro, ha comunque una controindicazione, ovvero che se noi fossimo, noi o comunque qualsiasi paese dell'Europa, fosse un paese capace di godere di un'autonomia per quanto riguarda il fatto di le materie prime, quindi l'autosostentamento, questa cosa sarebbe applicabile, ma nel momento in cui poi l'Italia, il nostro paese, non avendo materie prime, costretto a comprare petrolio e la benzina, poi c'è l'aspetto controproducente che per comprare un litro di benzina lo paghi 20.000 lire. L'applicabilità di un sistema, quello che poteva essere precedente, quindi gli anni 90, che appunto ogni Stato stampa, però poi si fa il fatto che deve comprare a sua volta la materia prima e quindi deve pagare col cambio quello che vale, e quindi il litro di benzina va di 20.000 lire. Secondo loro non torna indietro. No, la domanda è questa. È una situazione che ci viene fatta, spesso, perché come vengono traviate proprio le concezioni della realtà. Cioè, ci sono persone che Giavazzi, Zingaria, che dicono queste cose. Ma per me era un ragionamento semplice, però Allora, sono stati sollevati quattro punti, cioè come uscire dall'euro, che cosa succede una volta uscire dall'euro, ovviamente quasi tutti che cosa succede ai risparmi, ai mutui, insomma, no? Che cosa succede a questa roba? Poi l'autosostentamento, che poi si rilascia il discorso della benzina, del petrolio, materie prime, no? Un esempio così. E poi il concetto di svalutazione, cioè come faremo a comprare petrolio, materie prime, non so, gas, insomma, dalla Russia, no? Con una moneta svalutata, non so, magari. Spesso leggo cose veramente aberranti su internet intorno a una svaluzione del 50-60%, fatta anche da autorevoli economisti, purtroppo. E questo la dice lunga su quali siano gli economisti che oggi hanno presente. In un'economia globalizzata, questo elemento che va messo proprio al cappello del tutto del discorso. L'uscita dall'euro, che cosa succede una volta che si esce dall'euro? Cioè, tecnicamente, a livello proprio semplice, cosa deve fare questa nuova uscita dall'euro? Diciamo che, come dice Warren Mosler, uscire dall'euro è abbastanza semplice, cioè ritornare alla prima moneta è abbastanza semplice. Che cosa succede? Quello che è successo con l'euro, cioè il governo comincia a riscuotere tasse in lire. E poi cosa succede? Una volta che cominci a chiedere tanto, come ha spiegato bene prima, nel meccanismo delle tasse che guidano la moneta, non ti voglio interrompere, non capisco, forse pure qualcun altro. Sì, sì. Cioè lo Stato che cosa deve fare? Riconvertire
dietro poi, che abbiamo nelle banche, nei nostri depositi, okay, deve convertire una moneta, sì, di nuovo la lira. Facciamo uno step alla volta, cioè, se no, se risponde direttamente a questa, magari non si capisce tutto il costrutto che c'è. Allora, una volta che si riscuotono le tasse lire, nessuno ha lire. Noi qua nel portafoglio non solo euro, nessuno ha lire. Questo cosa succede? Che c'è una corsa di 61 milioni di esseri umani, no? Di persone, insomma, che vanno a chiedere queste lire. Che cosa le pare una tassa se non vuole lire? C'è una corsa a chiedere lire. Questo per delle leggi dell'economia, più chiedi una cosa, più la domandi, cioè c'è questa domanda enorme di massa monetaria di lire, fa rivalutare la moneta. Per una semplice legge dell'economia, la moneta è perfetta. Più viene richiesta questa moneta, più aumenta di valore. Quindi il discorso svalutazione, poi ci torniamo dopo, è assolutamente inconsistente, sostanzialmente, se si uscisse dall'euro con queste cose che io sto cercando di spiegare in modo più semplice possibile. Quindi un concetto di svalutazione non sta in piedi, sostanzialmente, anzi, per un massimo di svalutazione che è stata vista, diciamo, come una possibile inflazione, si assesterebbe intorno al 27%, quindi le statistiche che dicono 50% sono totalmente sballate, completamente da qualsiasi logica economica, sono fuori discorso. L'autosostentamento, quindi il petrolio è eccetera, eccetera. C'è da sfatare il mito, diciamo, quello del petrolio, cioè il petrolio come faremo, si paga in dollari, come faremo a comprare dollari con una moneta che non parla niente, che poi abbiamo visto che non è vero assolutamente, per una semplice legge della moneta, domanda e offerta. Più chiedi domanda, più questa riguarda, si pizza verso l'altro, non crolla. Il petrolio non si paga in dollari, il petrolio è solamente prezzato in dollari. Questo cosa vuol dire? Che il prezzo del petrolio a livello internazionale, a livello di economia globalizzata, è espresso in dollari. Ma qualsiasi paese, con la lira, con la sterlina, con il rublo, il peso argentino, con lo yuan, lo yen, con qualsiasi valuta può essere comprato al tasso di cambio che la lira, l'euro, quella moneta ha con il dollaro. Per esempio, così almeno facciamo un esempio molto semplice: se ho un tasso di cambio lira-euro 2-1, cioè un dollaro vale 2 lire, se un barile di petrolio costa 100 dollari, io al tasso di cambio 2-1 tra lira e dollaro lo pago 200 lire. Ma si può acquistare con qualsiasi valuta, è solamente prezzato. Sulle materie prime, c'è spesso detto, appunto, come lei giustamente ha detto, con una lira che sarà svalutata, visto che non è vero, come faremo a comprare le materie prime e le risorse primarie, energetiche anche, no? Gas, la luce, l'elettricità, insomma. Bene, io le posso dire che tramite analisi della Banca d'Italia, nel rapporto 2010, se non sbaglio, nel 2011, nel rapporto 2010 l'impatto che le importazioni di materie prime e di risorse energetiche hanno sull'economia italiana, sul PIL italiano, è dell'1,7%, cioè quasi nulla. Queste sono fonti della Banca d'Italia, relazione annuale del 2010, se non erro, non mi relazione annuale del 2010. Hanno una incisione sul PIL italiano, sulla ricchezza italiana, per un miso 1,7%, è arrivato al massimo, se non era 2,1, 2,2, quindi diciamo molto scarto, sempre rispetto al PIL. Poi, l'ultima domanda che ha sollevato lei, quella è, lo Stato deve riconvertire tutti i vari, non so, conti correnti, depositi, gente in euro, che cosa ci fa per gli altri conti da lì? Non c'è nessuna legge che impone questo. Cioè, qualsiasi cittadino, io, Daniele, chiunque sta qua, può avere dei conti correnti, non so, in dollari, in sterline, yen, non c'è assolutamente bisogno di convertire i conti correnti dall'euro a lira.
cosa serve? Cioè non c'è un ragionamento fondato su questa cosa, perché dovrebbero fare? Anche perché noi possiamo uscire dall'euro ma mantenendo l'euro, no? Cioè usciamo noi dall'euro, cioè noi ci prendiamo il conto di euro e ci abbiamo il conto in lire, qualora avessimo questo noi facciamo la conversione. Non deve verificarsi l'isteria. No, no, è un problema di cambio però, no? È il cambio che c'è. Se uscisse una potenza economica come l'Italia, uscisse dall'euro, l'euro non si potrebbe apprezzare, perché deve considerare che una moneta pesa tanto più quanto un'economia potente sotto. Perché tutti sono fissati con il concetto degli Stati Uniti che siccome hanno il dollaro sono imperialisti e allora lo comandano? Non è completamente così. Allora, nessuno confonde, o meglio, si rimanga tutto ciò che è stato l'imperialismo americano, lo conosciamo più o meno tutti, insomma, si legge Comi, eccetera, eccetera, no? Però la realtà tecnica è che il PIL degli Stati Uniti è il 25% del PIL mondiale. Ora, se lei dovesse scegliere come misurare l'ombrello che produce lei, potrebbe tranquillamente scegliere una moneta forte come quella, cioè che incide per il 25% del PIL mondiale, perché saprebbe di avere in sé il valore e la possibilità di poterlo scambiare, che praticamente è la più alta base del mondo. Ecco perché il dollaro viene anche preso in considerazione con transazioni parallele o anche parecchi criminali, poi alla fine internazionali si fanno valere in dollari, ma questo non è da imputare agli Stati Uniti d'America, è che loro hanno un certo tipo e le dirà di più. Se dessero retta alla metà di questo, no, questo ragionamento da apprezzare il dollaro da euro orientato su quei libri è sbagliato. Noi lo potremmo fare facendo altro, e i professori, anziché, lo dicono in continuazione, ci sono 44 milioni di persone che mangiano una volta al giorno, quasi una popolazione italiana. Perché? Perché non c'è la volontà politica di fare una cosa del genere, ma non solo, c'è proprio ignoranza. Io ricordo con piacere un'intervista fatta a quello che veniva chiamato il maestro dalla scuola di Chicago, che poi è pratica di Friedman, che iniziò a minare con i shock petroliferi, no? Greenspan era considerato il maestro, l'ha chiamato The Master, ok? Ha rilasciato un'intervista a Scott Bradley dove ha chiaramente affermato che quando lui faceva il presidente della Fed aveva delle convinzioni studiate negli anni di specializzazione in politica monetaria che poi nell'atto pratico empirico non vedeva rispecchiarsi. Cioè lui faceva una mossa relativamente alla Fed, tagliava i tassi o aumentava di più e non succedeva nulla. E non capiva il perché, quindi a un certo punto ha realizzato che molto probabilmente non ha capito quasi nulla prima di essere presidente della Fed. Dopodiché è uscito, si è aperto il suo bel hedge fund e oggi no, l'altro anno dichiarò durante un downgrade del debito pubblico americano, che significa abbassare il rating, a presente la società di rating, no? Prese con un downgrade del debito pubblico americano. E un giornalista, un po' in televisione, vicino c'era un ragazzetto, fece questa domanda a Greenspan e disse: ma secondo lei è ancora sicuro investire in titoli americani? E Greenspan rispose: di per sé non c'è mai problema relativamente al debito pubblico americano. Perché che cos'è il debito pubblico americano? Il debito pubblico americano, come ogni debito pubblico di ogni paese a moneta sovrana, è la promessa di pagare a infiniti anche detentori di questi titoli in dollari. Ma chi li fa i dollari? Loro. E quindi noi non potremo mai fare default sotto quel punto di vista. Poi possiamo avere inflazione, possiamo avere un annacquamento del valore della moneta perché non riusciamo a generare una produttività tale che c'è troppa base monetaria in giro, però non potremo mai farci questo. La solvibilità è una caratteristica che un paese che ha la propria moneta ha sempre. Il Giappone è a 230% del rapporto del 2000, per il prossimo anno aspetta pensare a spendere 7.000 miliardi di dollari per riqualificare la propria economia, che vuole cancellare il nucleare. Lo vuole cancellare, si sono stufati di quello che è successo. Spendiamo 7.000 miliardi di dollari. Lo fanno, lo fanno senza problemi, indebitamento medio del Giappone al 70%. Noi, la Grecia nel 2011 a 6 mesi si indebitava con dei PDS al 1.136%. Assurdo, no? Perché succede questo? Perché la Grecia c'ha l'euro, il Giappone c'ha l'euro, ha un enorme debito pubblico, il Giappone spaventoso,
Svendere enormemente questi euro, perché se sapranno che se l'Italia uscirà dall'euro, l'euro non farà più nulla. Quindi, una volta che si sparge la voce, ci sarà un'enorme offerta sui mercati valutari di euro, che sono i mercati delle monete, sono i mercati valutari, ci sarà un'enorme offerta di euro sul mercati valutari che non sarà corrisposto da una altrettanto grande domanda di euro. Quindi se tu aumenti esponenzialmente il loro offerta in questa maniera senza controbilanciare una domanda, il valore dell'euro crolla e potrebbe anche crollare intorno allo zero. Questo che impatto avrebbe sul debito pubblico? Se il debito pubblico rimane in euro e l'euro svalga enormemente, il debito pubblico potrebbe anche azzerarsi, perché l'euro non vale più niente. Questa è un'ipotesi, diciamo, una delle più difficili, tra virgolette, ma neanche tanto su un servizio che si realizzi. I risparmi di risparmi. Ci arrivo, ok. Allora, sul debito. Aspetta, Completare prima che lo vedo, se dracma, lire, eccetera, no? Quindi non si è in base a un tasso di cambio virtuale prima che ci fosse un mezzo. Si dovrebbe fare una realtà simile a quella, ma vedi, io non capisco quale potrebbe essere il problema di cambiare, di subire domani in Spagna, se ne va a farci una magari la vacanza, ti servono i pesos, vai in qualsiasi istituto, in qualsiasi tasso di cambio, e si cambia in fatto istantaneo, soprattutto con il computer. La realtà è che ogni paese avrebbe la possibilità di generare la propria preoccupazione e di gestire la propria economia in funzione di valori da tenere presente affinché tutto ciò possa essere realizzato. Cioè, è un momento in cui la gente inizia a sapere di questa cosa, cioè perché poi fai per le produttività. Tutte le banche a saltare. No, dice che cosa dovrebbe fare il governo per cambiare una cosa del genere. Giusto? Allora, se si viene a spargere la voce, no, insomma, il crollo dell'euro, eccetera, eccetera, potrebbe esserci quello che si chiama run around, cioè la corsa alle banche. Questo sostanzialmente perché non si sa che cosa succederà dopo, cioè non si sa quale sarà la politica del Ministero del Tesoro che farà una volta uscita. Se il governo però dice, cari signori, io garantisco tutti i vostri conti correnti, è un mio compito garantire questo conto, e può farlo perché ha una propria moneta, non ha più l'euro che in cui è vincolato ai resti dei mercati internazionali,
allora non c'è motivo di correre a una vostra banca. Perché io devo correre alla banca per prendere i miei risparmi che il giorno dopo saranno sempre là? Non c'è nessun motivo. Poi i risparmi che si sta dicendo prima da convertire, non c'è assolutamente bisogno di fare questo, cioè nessun governo sa niente fare con la sua, perché questo comporterebbe che se le banche verrebbero chiuse, si parla insomma di un giorno massimo, dato il 24 ore. Salterebbe completamente il sistema finanziario per una ragione che non esiste, non c'è assolutamente bisogno. E se questo venisse attuato, oltre a disastri provocati a livello sociale, la lira probabilmente svalderebbe. Questo sarebbe un fatto di svalutazione della lira. Le banche vengono chiuse e si offrono euro e si prendono lire. Questo non sono le singole persone che hanno bisogno delle tasse, dice Daniele prima, chiedere a domandare qui delle tasse, ma non più vengono richieste. Questo comporterebbe se il Stato avrebbe una politica del genere, potrebbe portare, insomma, non è neanche sicuro quanto sia elevata, una svalutazione della moneta senza nessuna ragione. Per integrare, per dire, noi potremmo anche stabilire che per un determinato periodo di tempo prima cerchiamo gli euro, no? Così chiama la gente anche panico, perché alla fine sarebbe un panico comunque, come dice il collega, è tutto ingiustificato, perché voi gli euro potresti continuare ad averli, a spenderli per altro, poi se crolla l'euro allora ci facciamo garantiti, garantiamo la situazione di Stato, facciamo una conversione continua con un limite di spesa determinato ad un certo quantitativo. Questo si può fare tranquillamente, dipende poi da come si reagisce, da come si vede. Si osserva che vanno a reagire le domande interne, no? alle nostre stime di risoluzione. Quello è fondamentale, perché se poi ci sono situazioni in cui la domanda aggregata aumenta perché continuano a circolare soldi, le persone che hanno le lire invece di generare l'inflazione investono a tirare le lire. No, però c'è una differenza. Quando siamo passati dalla lira all'euro, lo Stato italiano era d'accordo di passare lì all'euro e semplicemente la lira è stata convertita, non è che hanno comprato gli euro, hanno semplicemente cambiato, sì, ok. Però se tu hai gli euro, no? E, cioè per convertirli, se lo Stato facesse la pazienza di convertirli in lire, li dovrebbe vendere realmente. Certo. Quindi gli acquisterebbe la banca centrale, no? Io faccio lire e illimitato. Sì, sì, però c'è la differenza tra la Svizzera aveva problemi con l'euro, si rendeva conto che la sua moneta tendeva a diventare troppo forte rispetto all'euro, perché era una seconda. Con un decreto 11 aprile, se non erro, 2011, ha stabilito che manterrà un cambio fisso euro-franco-svizzero a 1,20. Se controlli adesso Bloomberg o chi ti pare, e lo controlli nell'ultimo anno più o meno, controllerai che il cambio è rimasto 1,20. Come fa la banca svizzera? Ha comprato euro e vendendo franchi e viceversa. Ha tenuto un cambio più o meno fisso, l'ha stabilito lei. Dovremmo fare anche noi, no? E sul sito di Bloomberg c'è scritto che emetterà illimitatamente franchi svizzeri. Cosa vuol dire? Che non creare, posso sostenere che sembra una sciocchezza, sembra un fatto da quindi non è soggetto a nessun tipo di esatto, e non è soggetto a violazione. E poi una versione l'ultima versione sicuramente è stata sollevata prima, ma a livello molto marginale, ma comunque recuperata anche tutti, la questione dei mutui e del debito. Che fine farà il mutuo in euro? Beh, allora, iniziamo da parte dei mutui, quindi dei vari contratti, insomma, che ci sono tra un singolo cittadino e una banca. Allora, secondo il codice civile, ora io non sono uno studente di giurisprudenza, ma secondo il codice civile, tutti i vari contratti, qualsiasi contratto,
vengono ridenominati nella nuova valuta di Stato. Cioè, questo è espresso dalla legge nostra, la legge italiana. Quindi non c'è il problema che fine farà il mondo, verrà riconvertito nella nuova valuta. Questo per una legge che è espressa così, non mi ricordo che articolo, insomma, non mi passerà più questo. Quindi, ma questo può farlo un governo che ha il controllo della tua valuta di Stato, può farlo solamente un governo. Sul debito pubblico, la sala non lo sapevo. Fuori delle ruzzone. Ok, allora sul debito pubblico ci sono varie strade. Uno, lo Stato può dire io questo debito non lo ripago. Quindi ma questo era il libro che ti dicevo, 7% che descrive il tradotto italiano, che descrive quelle che sono appunto sette, diciamo, innocenti, perché qualcuno sapeva sicuramente c'è truffe della politica, non ci parla del perché non sono stato per il problema, ma non è che si vede la nostra difesa. Ora, forse rimane un po' di non so se c'è un'azienda, se non è così, ma se posso scusare che il debito pubblico è un fondatore come quello della luce che gira più player, solo che quello genera moneta per far sì che io possa lavorare per una famiglia e dare la possibilità all'economia di girare. È un conto che mi è stato preso presso la banca centrale, questo è l'aumento del conto, la diminuzione del conto di Roma.